Il corpo senza vita del 14enne disperso da sabato sera è stato ritrovato nella giornata del 4 settembre alle ore 12 nelle vicinanze del faro di Goro e della spiaggia dell'Isola dell'Amore. La terribile scoperta è stata fatta da un bagnante che ha immediatamente allertato le autorità. La scomparsa del giovane era stata segnalata sabato alle 19:30 mentre si trovava in spiaggia nell'Isola dei Gabbiani, ad Ariano Polesine. In un attimo aveva perso i contatti con chi era con lui, scatenando l'allarme generale. Le ricerche sono proseguite intensamente fino a questa mattina. Inizialmente c'era la speranza che il giovane si fosse allontanato volontariamente, come era accaduto in passato, considerando che i suoi effetti personali erano stati trovati subito dopo la sua scomparsa, sistemati ordinatamente sulla sabbia dell'Isola dei Gabbiani, il lembo più meridionale del delta polesano alla foce del Po di Goro. Questo fatto aveva fatto supporre che il giovane potesse aver preso qualche decisione di fuga. Purtroppo oggi si è conclusa questa speranza con il ritrovamento del corpo senza vita.